Buongiorno. Ciao a tutti, stelle e stelline. Io sono Amy. Io sono Gaia. E oggi cosa facciamo? Oggi siamo a Venezia. Dai, mamma. Dai, mamma. E stiamo andando in spiaggia. E insomma, faremo una super challenge con i nostri codiverti. Davvero? E ci divertiremo oggi. Quindi vi conviene stare con noi. State connessi con noi e guardate il video fino alla fine. Ci vediamo dopo. Ci vediamo dopo. Ciao. Siamo arrivati in spiaggia e l'acqua è nida oggi. Insomma, così così. Un po' bella, un po' no. Ci sono un po' di alghe, però vabbè. Dov'è la Emi e la Gaia? Andiamo a vedere. Siamo in spiaggia finalmente! Mamma mia! Appena arrivati. Com'è l'acqua oggi? Calda. Freschissima. Calda o freschissima? Tutte e due, perché comunque anche se fuori fa caldo, cioè, non è fresca. Allora, è calda. Stiamo aspettando i nostri cuginetti. Sì. Che tra un po' arrivano. Faremo la super challenge. Faremo una bella challenge con sì. I nostri amici. Sì. Dai. Allora aspettiamo, intanto ci facciamo un super bagno. E poi. E poi. Ci sarà da ridere. Super challenge. Tutti insieme. A dopo. Sirenetta in azione. Sirenetta 1 e Sirenetta 2. Allora, prontissimi per la challenge. Faremo la challenge. Ciao Edo intanto. Ciao. Ciao. Allora, faremo la challenge delle conchiglie. Bene. Facciamo la challenge delle conchiglie. Sì. Però devo riempirlo d'acqua, ragazzi. Se no. Dai, intanto mettiamo quelle che avete già raccolto. Dai. Sì, va bene. Festa, quella festa. Mettiamo lì. Oh. Allora, non abbiamo ovviamente tantissimo tempo. Bisogna riempirla in. Facciamo quanto? Tre minuti. No. In un minuto? Tre minuti? Sì, tre minuti. Allora, Edo ti metti vicino alla Amy da una parte, la Gaia si mette dall'altra. Qua c'è Edo, qua c'è la Gaia. Ok, quindi bicchiere di Edo e bicchiere della Gaia. E vediamo. No, non vale, furbetta che sei. Allora. Aspettate un attimo, dai, allora facciamo 3, vediamo chi metterà più conchiglie in, a partire da adesso, 3 minuti. 3, 2, 1, via! Dai. Vediamo quanto sono alla ricerca. Vai Edo! Alla Gaia, dove la Gaia? Dai Gaia, dai! Edoardo, è il netto vantaggio! Siamo a 20 secondi, ragazzi, 20 secondi. Aia, dove sei? Gaia si è persa, forse non avete capito cosa è male. E poi ovviamente le andiamo a contare e vediamo chi vincerà questa challenge. Dai, dai! Siamo a 30 secondi! Hai liberato i minuti, Gaia! Dai! Gaia, bello! 50! La Gaia ha una tecnica! Gaia, super tecnica di Gaia, la mia tecnica di mano, Edo! Dai! Dai, dai! Abbiamo ancora un minuto e mezzo di tempo! Dai! 20! Gaia, dai! Vedo, forza! Ce la possiamo fare! 25! Ce la possiamo fare! Vai!
alla ricerca delle carte sperdute. Un minuto, meno uno, meno un minuto, ragazzi. Quanto, quanto, quanto? 50 siamo. No, siamo a 2 minuti e 05. Dai, dai, dai. 2 minuti e 010. Vai. E qui 15. I bicchieri stanno aumentando di caffè. Vediamo. Oh, Gaia, attenzione, Gaia. Sì, magari tra le alghe, però. Abbiamo detto le cappe, le conchiglie. No, le... 27. Siamo a 2 minuti e 35, ragazzi. Ancora 20 secondi. Dai, Gaia, veloci. Dai, Edo. Sì, la Gaia mi sta. Vai, Gaia. Vai, 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 vai. 2 minuti e 45. No, la sabbia. Sì, la Gaia. Sì, ma Gaia non... No, Gaia. 5, 4, 3, 2, 1. Ma Gaia, ma no. Gaia. Te lo abbiamo detto delle... Gaia. Gaia. Tempo scaduto, ma allora, allora. No, aspettiamo, aspettate. Guardate che bella. Guardate. Però Gaia, cioè, c'è da dire una cosa, che tu hai tirato su le cappe tutte rotte. E le cappe tutte rotte, no, e le cappe tutte rotte. Non... E vediamo Ida. Alla fine. Caduta. Comunque, adesso andiamo a contare le cappe, bambini. Andiamo a contarle, Edo. Come no, dai, ricominciamo. No, ha svuotato, no. Come? E allora io direi che ha vinto Edo. Allora, visto che questa challenge è stata un po' così, è andata male, ok? Direi che potremmo farne un'altra. Che ne dite? Che ne dite? Ne facciamo, ma ne facciamo un'altra? 3, 2, 1, 3! Madonna! Allora, io direi che può iniziare la pausa challenge! In cosa consiste la pausa challenge? Allora, spiegalo. Consiste, che consiste che tipo o Edoardo o lei o io dobbiamo dire pausa, Edoardo deve stare fermo. Io posso fare così, così, oppure fargli delle altre cose. Si possono fare altre cose, ovviamente. La persona che resta in pausa deve stare completamente immobile come una statua. Immobile, sì. Quindi io direi che possiamo iniziare questa nuova sfida. Amy, vieni, vieni. Allora, io direi che la pausa challenge la iniziamo con Edo, che ne dici? Sì. Allora, andiamo lì, gli diciamo pausa. Ok. E direi di tirargli una, un bel po' di sabbia sulla testa. Vediamo come la prenderà. Proviamo. Andiamo, andiamo, andiamo. Allora, ragazzi, prima prendiamo un po' di sabbia. No, 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 dopo. Dopo, se no ti vede, dopo. Noi dobbiamo dire pausa e poi tu ti metti dietro di lui. E prendiamo la sabbia, pronti? Edo! Pausa! Oh oh! Oh oh! Oh, oh. Ah, no!
Venite qua. Allora, io direi che adesso tocca la Gaia. Ma questa volta saremo crudeli. Davvero? Sì. Sarete crudeli con la Gaia, povera Gaietta. No, fatemi vedere. Allora, ora faremo pausa challenge alla Gaia. E questa volta vedrete cosa ne faremo. Gaietta! Vediamo che cosa ne serve per Gaia. Meno male che lei oggi almeno non inizia con i suoi soliti tuffi. Gaia! Pausa! Ora cominceremo! Di sopra no, continuiamo qua. Adesso tu dai una cosa in mente per la Gaia. Venite con me. Hai già una cosa in mente? Sei perfida? Sì, l'ho già scelta con Edoardo. Quando la Gaia non c'era. Vediamo allora, vediamo. Allora, perfida Amy, che cosa hai in mente? Edoardo sta distrando la Gaia perché è il mio complice, anche se la Gaia non lo sa. Vabbè. Adesso andremo a buttare per terra la Gaia. Oddio, è tutta bagnata. Sì, che lei odia la sabbia addosso. E poi in più è bagnata, quindi esatto. Ci e poi questa qua, guardate, è sabbia asciutta, quindi la sabbia asciutta si appiccica in una maniera impressionante. Adesso la chiamerò, li butterò acqua addosso perché adesso si sta asciugando e dopo la butteremo per terra. Adesso chiamerò Edoardo in privato, adesso chiamerò un attimo Edoardo
per chiedergli se va a prendere l'acqua. Aiuto, andiamo, dai, chiamiamolo. Edo, vieni un secondo. Gaia, tu intanto continua a giocare. Ha una cosa che può giocare da sola. Cosa c'è? Adesso dovrà andare a prendere il secchiello azzurro e riempirlo pieno d'acqua e stare là finché non blocco la Gaia, va bene? E quando sentirai che la blocco, tu dovrai venire qua e la bagneremo. Qua la bagneremo e dopo la srotoleremo per terra. Ok. Andiamo, andiamo. Vai, Edo. Gaia, cosa stai facendo? Sto giocando con la sabbia. Gaia, ti puoi alzare un attimo? Pausa. Oh, Gaia. Io direi stop, pausa, e correte. No, Gaia, Gaia. Che perfida, Gaia. E ora, Gaia, è arrivato il tuo momento. È arrivato il tuo momento, Gaia. Cioè, ragazzi, questa qua si è bagnata. Si è bagnata. Che volevo dire? Si è sporcata. Ah, ok. No, non capisco. Non voi che mi avete per caso buttato il secchio d'acqua. Mi avete fatto così. No, vero? Allora io direi, Gaia, vieni con me. Vieni, vieni, vieni. Adesso mi... Oh. Ci vendichiamo? Sì, assolutamente. Questo è proprio il tuo momento, direi. Aspetta. Hai già qualche idea? Ovvio, okay. Per Edoardo. Ma io direi che non la facciamo solo Edoardo. Facciamo anche a lei, tutte e due. A tutte e due. Alla Nutella. Con la Nutella. Spiaggiamo la Nutella. Spiaccichiamo la Nutella. E a Edo. E anche a lei. Invece a lei noi le mettiamo le carte su tutto il corpo. No, io direi Nutella tutte e due. Dai, 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 dai. Che va la, bene. Che lei mi non tollera la Nutella addosso, già. Vero? Sì, già. Dai, andiamo a preparare tutto. Andiamo, andiamo. Allora, cosa state giocando, bimbi? Niente, vero Filippo che stiamo giocando a fare finta, vero? Ciao Filippo, ci sei anche tu. Ciao. Allora direi... E guarda che sei in pausa anche tu. Hai perso. Perso lei. Vabbè, dai, siamo qua così fino a domani. Io direi stop, pausa. Però lei mi ha perso. Non ho perso. La giornata è finita, siamo stanche e morte. Adesso torniamo a casa. Andiamo già a dormire, andiamo a mangiare. No, ho una fame, guardate, c'è la pancia così gonfia. E adesso appena ma...
bene. Appena mangio me la faccio. Ah, così domani mattina mi sveglierò con la pancia stretta. E dovete sapere che io ovviamente non mangerò dalla nonna, ma mangerò dai miei cugini, perché non lo so, voglio andare a mangiare con i miei cugini. Forse anch'io. Bello, beh, qualcosa di diverso, bello bello. E dopo ovviamente io e Edoardo torniamo a casa della nonna e andiamo a fare la nonna. Andiamo? Noi vi ricordiamo di iscrivervi al canale, attivare la campanellina e lasciare un bel like. Ci vediamo al prossimo video. Ci vediamo domani con un prossimo video. Ciao!